Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar in collaborazione con ANCI, Comunicare nell'emergenza, come farlo sui social. Brevemente qualche cenno di carattere tecnico. Vi pregherei di adoperare le chat di fronte a voi in maniera corretta, quindi esporre i vostri problemi di carattere appunto tecnico, audio-video, nella chat dedicata assistenza tecnica ed esporre le vostre domande ed osservazioni nella chat domande. Vi pregherei di avere un pochino di pazienza, le linee sono, la rete, come saprete tutti, è un po' sovraccarica, le reti domestiche sono sovraccariche, quindi ci potrebbero essere dei rallentamenti. Passo immediatamente la parola al dottor Danilo Moriero dell'ANCI e vi auguro un buon webinar. Sì, buongiorno a tutti, so che siamo in tanti, mi presento, sono Danilo Moriero, responsabile comunicazione e capo ufficio stampa dell'ANCI. È giusto ricordare che sono partner fondamentali di questa iniziativa di oggi, di questo webinar di oggi, anche PA Social, l'associazione PA Social e Facebook Italia, che sono appunto parte stessa di questa organizzazione. Assieme a noi di ANCI. Intanto ricordiamo chi sono i successivi relatori. Avremo appunto, io passerò la parola a Francesco Di Costanzo, che è presidente di PA Social, per la sua introduzione. Seguirà la parte di vera e propria relazione di Rosa Cialini, manager di Facebook Italia, che avrà poi una parte di interazione con voi nel webinar. Con le domande che le porrete. Avremo poi la relazione, l'intervento di Francesco Alleva, che è portavoce del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e di Cristian Tosolin, che è il social media manager del comune di Trieste. Senza togliere nulla agli altri colleghi, un ringraziamento penso che come ANCI, mio personale, lo faccio in particolare a Francesco Alleva. Perché, come dire, si trova nell'epicentro del problema coronavirus o Covid-19, se preferite, appunto perché è il portavoce del sindaco di Bergamo e sapete che cosa sta, sappiamo tutti cosa sta accadendo. Diciamo che questo webinar è nato proprio nel corso della emergenza, come unica possibilità di proseguire un percorso che già era in atto, sempre tra ANCI, PA Social e Facebook Italia. Un percorso che ha visto il passaggio attraverso una serie di realtà regionali, cioè di corsi, chiamiamoli così, fatemi chiamare così, che si sono svolti per i comunicatori dei comuni in alcune città. Il Covid ha interrotto questo percorso, lo riprenderemo perché ci sono una serie di importanti tappe da svolgere, una sarebbe stata proprio a Trieste, normalmente nei prossimi giorni. Per non interrompere questa programmazione di ANCI, la voglia di lavorare assieme e di rendersi utili, si imponeva intanto lo strumento del webinar e ringrazio IFEL, gli amici di IFEL, per averlo messo a disposizione. E si imponeva un tema, si impone un tema che è quello comunicare nell'emergenza. Mai come in questo caso, purtroppo ci troviamo in piena emergenza. E quindi oggi con PA Social e Facebook Italia, Alleva e Tosolin, cercheremo di dare degli strumenti utili, ancora una cassetta degli attrezzi utile, proprio in queste giornate in cui la comunicazione dei comuni è sommersa di questioni. Ieri è stata per la nostra comunicazione, per fortuna non in emergenza, ma una giornata campale molto intensa. C'è stata la giornata del minuto di silenzio, alla quale hanno aderito praticamente tutte le istituzioni e tutto il mondo dei media. Da questo punto di vista, per la comunicazione dell'ANCI, è stata appunto una giornata campale, come vi dicevo. I nostri follower sono circa 18.500 sul profilo Facebook, ci sono state moltissime interazioni, ci siamo avvalsi di questo strumento perché abbiamo diffuso il più possibile le cerimonie del minuto di silenzio per i media locali, per i media regionali. Questo è il compito che siamo chiamati a svolgere e credo che l'abbiamo svolto
al meglio possibile nelle condizioni che ci sono state date. Oggi parleremo di emergenza. Nei prossimi giorni e già da qualche giorno nei comuni si sta svolgendo un'attività di prima linea che è quella della distribuzione di quello stanziamento che riguarda i buoni spesa e le fasce più deboli. È prevedibile che la comunicazione, anzi già è così, la comunicazione dei comuni in emergenza sia impegnata su questo tema. Io non aggiungo altre parole, lo sforzo di ANCI, ripeto, proseguirà con altre tappe, ci vedremo nelle tappe regionali, avrete comunicazione sui profili naturalmente Facebook e gli altri social di ANCI. Ricordo a tutti che i materiali di questa giornata saranno resi disponibili nelle prossime ore, perché è chiaro che c'è un'attesa da questo punto di vista. Per cui passo la parola a Francesco Di Costanzo per la sua introduzione, presidente di Pia Social. Grazie a tutti. Sì, ciao, buongiorno a tutti, grazie mille a Danilo Moriero, ovviamente grazie ad ANCI, a Facebook con i quali stiamo condividendo il percorso, diciamo così, in presenza un po' in tutta Italia di formazione dedicata ai comuni, in particolare sull'utilizzo dei social. Quello di oggi, lo ha già detto Moriero, lo dico anch'io, è come dire un modo per portare avanti l'attività. Anche in questo momento in cui, come potete vedere anche dalle immagini, siamo tutti a casa, giustamente. E quindi io, oltre a ringraziare ANCI e Facebook, ovviamente IFEL per l'opportunità anche tecnica di fare questo webinar, ringrazio tutti voi perché in queste settimane, almeno da quello che ho potuto vedere dall'osservatorio di Pia Social, è stato fatto un lavoro straordinario da parte di chi si occupa di comunicazione e informazione, in particolare sul digitale, sugli strumenti digitali, per dare opportunità, comunicazione, informazione, servizi e anche dialogo e interazione ai cittadini. Speriamo presto di potersi rivedere di persona, però vedo anche nella chat e tra i partecipanti tantissime persone che insomma, abbiamo incontrato anche in altre tappe e con le quali collaboriamo spesso, quindi saluto tutti. Qui noi siamo di fronte ad un'emergenza particolare, perché chi meglio di me, quelli che si occupano di comunicazione in emergenza, sanno bene, quando c'è un'emergenza in generale fa la differenza attuare tutti, non solo chi se ne occupa come istituzioni, associazioni, strutture e via dicendo, ma anche come cittadini attuare i comportamenti corretti. In questa emergenza direi che vale ancora di più, perché tutti noi, stando a casa e attuando quello che ci viene detto, possiamo dare un contributo per superare l'emergenza e si spera presto tornare alla normalità. Questo che vuol dire che le fonti ufficiali, il vostro ruolo come comuni, ma così vale per i ministeri, per le aziende sanitarie in prima linea, per tutte quelle istituzioni che sono impegnate, è ancora più importante perché io da cittadino vengo a cercarvi, in particolare sugli strumenti digitali, e ho bisogno di trovare chiarezza, facilità di comprensione del messaggio, tutte quelle che sono le informazioni che mi servono per poter fare anche il mio dovere, oltre ad informarmi su come fare la spesa, come utilizzare la mascherina e via dicendo. Però proprio per poter attuare dei comportamenti corretti. E qui si arriva a una cosa fondamentale, l'utilizzo di strumenti social, ma anche delle chat che in questa emergenza hanno avuto un vero e proprio boom, per ottenere indicazioni e svolgere quello che dobbiamo fare tutti come cittadini, cioè comportamenti corretti. Come associazione Pia Social, non siamo mai stati fermi, non siamo rimasti fermi, abbiamo cercato di aiutare le fonti ufficiali, quindi anche i comuni, a diffondere i propri messaggi, a isolare le fake news che purtroppo sono sempre di più e anche ben orchestrate, ben diffuse. E quindi noi, come settore pubblico, come comuni, come ripeto, PA e aziende pubbliche, dobbiamo essere più bravi di chi
fabbrica le fake news, cioè dobbiamo usare gli strumenti al meglio. Per questo in queste settimane è stato decisivo il ruolo delle aziende dei social, dopo ne parlerà Rosa Cialini, perché anche le aziende dei social, oltre a sostenere molte campagne, hanno messo a disposizione di tutti, dei canali e delle opportunità aggiuntive per poter avere le informazioni corrette, sostenerle e diffonderle. E poi ovviamente il ruolo di tutti voi e di tutto il settore pubblico che attraverso i profili istituzionali, sia social che chat e web in generale sta facendo un servizio continuo ai cittadini. Penso anche ad esempio a quello che sta succedendo a livello di smart working, quindi questa emergenza ci lascerà, come dire, per quando potremo, spero presto, pensare alla ripresa, ci lascerà un'eredità in questo senso positiva, perché finalmente molti, anche quelli che erano, come dire, più scettici, hanno capito, qual è il ruolo fondamentale del digitale. Mi sentite? Ecco, ora vi sono tornato. Non so se mi sentivate anche prima, comunque stavo dicendo che, il ruolo che oggi hanno certe cose come lo smart working, come l'utilizzo di strumenti smart, come saper utilizzare questi strumenti, avere un'organizzazione dedicata, avere dei profili professionali dedicati, sono cose che, come dire, è stato acceso un riflettore su queste cose di cui noi parliamo da tempo anche nei percorsi che abbiamo fatto insieme e che sicuramente saranno necessarie e protagoniste della ripresa e della riscossa del nostro paese. Perché, e vado verso la conclusione per poi passare la parola a Rosa Cialini, quando si deve rispondere, la risposta all'emergenza si costruisce, come dicono gli amici della Protezione Civile, in tempo di pace, cioè nella normalità. Noi dobbiamo costruire e mettere le basi per essere pronti quando ci sarà l'emergenza. Questo significa avere un coordinamento, avere un'organizzazione diversa, avere una modalità smart di lavoro, investire sulle professionalità dedicate, conoscere le piattaforme, soprattutto quelle che sono le opportunità per dare al meglio il servizio ai cittadini. E in questo, e vado davvero verso la chiusura, noi abbiamo dei percorsi, molti percorsi attivi, di cui fa parte anche ANCI, ovviamente anche Facebook per il suo ruolo di azienda dei social, ad esempio per la riforma della legge 150, non è il momento di parlarne, ne parleremo insomma in altre occasioni, in altri contenitori, però quello è uno, ad esempio, degli elementi per rendere strutturale quello che serve anche quando ci troviamo di fronte ad emergenze di questo tipo. Chiudo dicendo che l'associazione PA Social, come vi dicevo prima, non si è mai fermata. Io ovviamente dopo sarò qui per tutto il webinar, quindi se ci fossero domande sono a disposizione. Vi invito a fare insieme anche a noi questo lavoro di sostegno alle fonti ufficiali. Vi posso assicurare che in queste settimane, anche attraverso l'associazione PA Social, ma non solo, c'è un lavoro veramente straordinario da parte di tanti professionisti della comunicazione. Oggi ne sentirete due come Francesco Alleva e Cristian Tosolin. A Francesco, come ha fatto Moriero, mando un abbraccio particolare per purtroppo la situazione molto difficile che sta vivendo Bergamo. Lo continueremo a fare anche nei prossimi giorni, spero ancora anche insieme ad ANCI e a Facebook con webinar, lo facciamo con live Facebook e presto, qui e chiudo davvero, vi comunicheremo sia l'attività del PA Social Day che quest'anno sarà il 20 maggio e quindi vi aspettiamo tutti, seppur online, da tutta Italia per parlare di comunicazione e informazione digitale e con una novità, che è il premio, lo smartphone d'oro dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale, a cui mi auguro poi parteciperete tutti perché
Vedo scorrere tanti nomi e tante amministrazioni, in particolare comunali. Molti di voi stanno facendo uno straordinario lavoro e quindi è giusto, che ci sia un riconoscimento. Io vi ringrazio, vi ascolto e sono qui per eventuali domande. Grazie. E passo la parola a Rosa Cialini, come detto già da Danilo Moriero, manager di Facebook Italia. Grazie mille. Grazie Francesco, grazie Danilo e grazie a tutti quanti per l'invito per essere qui oggi con voi. E prima di entrare nel dettaglio di quella che è stato un po' il supporto di Facebook al governo italiano, alla pubblica amministrazione italiana, volevo raccontarvi un po', visto che da più parti ci viene chiesto cosa sta facendo Facebook per questa emergenza e ce lo stiamo chiedendo noi, dipendenti di Facebook in prima persona. Perché ricordatevi che dietro Facebook ci sono comunque i dipendenti e Rosa Cialini, prima di essere un dipendente di Facebook, è un'italiana e quindi vuole essere con voi in prima linea per supportare in questa emergenza in Italia. Diciamo che da un punto di vista internazionale, quello che è stato un po' le attività su cui abbiamo cercato di muoverci sono state essenzialmente in tre direzioni. La prima è sicuramente come priorità quella di assicurarci che tutti quanti possano accedere a delle informazioni che siano quelle corrette, quindi diciamo quelle ufficiali. Questa è stata da subito la prima cosa che è stata diciamo un po' il nostro faro di attività dai primissimi giorni in cui si è cominciato a parlare di coronavirus. Come l'abbiamo fatto? Cercando di Scusi, sostenere. dottoressa Cialini, la interrompo solo un secondo per chiederle se può alzare leggermente il volume del microfono, grazie. Va meglio così? Va meglio? Dove c'è il microfono? Sì. Sì? Menu a tendina, regola volume microfono. Ok. Chiedo ai partecipanti se ora provi a parlare. Procedo. Prego, grazie. Grazie a lei. Quindi dicevamo in che modo? Cercando di sostenere, di dare visibilità a quelle che sono effettivamente le notizie reali e soprattutto gli organi autorizzati, come per esempio la World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale di Sanità o l'Organizzazione Locale di Sanità, che possono dare effettivamente le informazioni reali e utili per il paese. Terza area su cui ci siamo diciamo impegnati è quella di cercare, come ha detto anche poco fa Francesco, di fermare la disinformazione, i contenuti dannosi e soprattutto le fake news. Per cui diciamo che come azienda, da un punto di vista proprio globale, mondo, ci siamo mossi in queste tre direzioni. E poi naturalmente ogni paese, a seconda di quello che era un po' il suo stato di emergenza, ha cercato di lavorare localmente. Prima di entrare, come vi dicevo, proprio nella specificità della nostra situazione, è importante dire che comunque l'Italia è stata tra i primissimi nel mondo, tra i primissimi a lanciare una pagina che è un centro informativo sul coronavirus all'interno di Facebook. Ed è una pagina sempre presente, una risorsa di informazioni continuativa, all'interno della quale è possibile avere le informazioni del Ministero della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del governo, oppure di quelle ONG, come per esempio la Croce Rossa, o che fanno da supporto alla protezione civile. Quindi, in questo momento possiamo vedere un pochino di più quello che è proprio la nostra prima informazione, Spread the Right Information. Andiamo per favore anche nella slide 1. Abbiamo cercato di mettere in piedi, prima quando non avevamo ancora una pagina attiva perché c'era l'imminenza della crisi, abbiamo comunque fatto in modo che tutte le persone, tutti i milioni di italiani avessero una sorta di promozione in alto, una quick promotion che ridirigesse tutte le informazioni relative al coronavirus alla pagina del Ministero della Sanità. Oggi abbiamo attiva la pagina che è fatta in collaborazione con il Ministero della Sanità e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima ancora che fosse possibile questo, abbiamo invece chiesto di poter avere almeno un rimando a questo e lo possiamo vedere sicuramente all'interno di questa slide, ora con la pagina ufficiale.
prima della pagina ufficiale con tutte le persone che avevano dubbi, necessità o facevano una ricerca, sia all'interno di Facebook che all'interno di Facebook, avevano comunque sempre venivano comunque sempre ridiretti su quelle che erano gli organi ufficiali di comunicazione. Questo qui secondo noi è la prima cosa su cui dover lavorare, cioè dare l'informazione giusta con un centro informativo coronavirus appena possibile, prima ancora che fosse possibile su una ricerca effettiva in hashtag su Instagram o all'interno di Facebook direttamente agli organi ufficiali. Considerate che abbiamo indirizzato più di 1 miliardo di persone verso questi che sono, diciamo, gli esperti sanitari oppure le autorità sanitarie locali. E naturalmente l'abbiamo fatto tutto quanto in una modalità super veloce per cercare di mantenere sempre attivi quelli che potevano essere le informazioni corrette ed evitare quindi di conseguenza che risultassero più importanti altri interlocutori. Ma poi siamo entrati molto più nel dettaglio con quella che poteva essere il nostro supporto alla pubblica amministrazione. Come vi dicevamo, comunicazione degli organi ufficiali, seconda cosa, lavorare localmente. Localmente abbiamo cercato di lavorare sia con il Ministero dell'Innovazione, con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Educazione, per andare intorno a tutte quelle, per andare a parlare di tutte quelle attività che potevano essere messe in piedi insieme. Queste attività toccano un po' tutta la sfera dell'emergenza, perché l'emergenza è nata innanzitutto come un'emergenza di adesso siamo a casa, come possiamo fare smart working o smart learning da casa. E lo smart learning abbiamo lavorato immediatamente con il Ministero dell'Educazione per distribuire e mettere a disposizione i nostri tool come Instagram Live for School, oppure WhatsApp per le classi, o anche dei link diretti a come poter fare Facebook group, farle diventare delle classi. Come sapete, oggi i gruppi di Facebook non devono più necessariamente essere presieduti da una persona, ma possono avere anche come admin le pagine. E quindi perché non rendere le scuole admin che hanno la loro pagina, admin di gruppi che possano essere quelli delle classi per poter cominciare a ragionare in un'ottica di smart learning? Successivamente allo smart learning c'è stato richiesto un aiuto naturalmente per lo smart working. Come avete visto, è annuncio di poco fa, di qualche giorno fa, che abbiamo messo a disposizione anche tutta la suite di lavoro, di workplace, gratuita per un anno, per tutti quanti gli organi governativi e tutte quante le ONG che lavorano a supporto del coronavirus. Dopodiché anche noi italiani in prima persona abbiamo voluto fare la nostra parte, lavorando e supportando la Croce Rossa per l'emergenza della protezione civile. Scusate, purtroppo come anch'io sono in smart Mamma, working e lavoro da casa, c'è mio mamma, figlio. Mamma, più tardi tesoro, per che favore, significa chiedilo a ortografia papà. Autografia. esercizio Scusate. e oppure e didattica? Ah, ve lo dico. Vai a No, vedere me come lo fa. dice, Te lo me chiede papà. Infatti sono in video. Andrò live su qualche sito come lavorare e lo smart working ai tempi del coronavirus. E quindi dicevamo, abbiamo supportato anche in questo caso la Croce Rossa insieme a tutta una serie di altre ONG nella raccolta di soldi, di supporto che per quella che poteva essere le attività della protezione civile. Per le unità intensive per la respirazione, ma soprattutto anche per l'aiuto agli anziani che avevano necessità nello stare a casa. Considerate che questa, per esempio, in Italia è una delle attività che abbiamo fatto, ma nello stesso tempo l'opportunità di raccogliere soldi l'abbiamo fatta a livello mondiale. Abbiamo dato all'Organizzazione Mondiale della Sanità più di 10 milioni di dollari per far arrivare risposte con annunci su tutta quanta la popolazione collegata per oltre 10 milioni di dollari. Naturalmente questo nell'emergenza, dopo l'emergenza sanitaria, l'emergenza nel lavoro, lo smart learning, la ricerca dei fundraising è avvenuta l'emergenza della donazione. E quindi anche in questo caso, lavorando con il Ministero della Salute, abbiamo cercato di mantenere alto questo tema, che è sicuramente molto importante per noi italiani e che dà da supporto tantissimo anche nelle strutture ospedaliere, supportando anche la campagna per la donazione.
Abbiamo in piedi una serie di altre attività che riguardano la comunicazione e su cui stiamo lavorando con il Ministero della Salute e con il Governo, anche se vediamo che da un punto di vista di regioni e soprattutto di città c'è tantissima attività e soprattutto utilizzo pressoché costante e anche molto smart dei nostri strumenti, sia tramite Facebook Messenger, ma soprattutto WhatsApp, che è diventato uno strumento principe di comunicazione. Uno strumento principe di comunicazione, mi viene anche detto, anche di misinformazione, è vero. Infatti anche su questo stiamo cercando di lavorare per mettere, per creare dei nuovi strumenti mai avvenuti prima di adesso, per analisi di fact-checking, quindi di analisi di misinformation all'interno di WhatsApp. A breve lanceremo qualcosa, lo vedrete live veramente nei prossimi giorni. Sicuramente fermare la disinformazione e i contenuti dannosi è stata, come vi dicevo, una delle tre priorità dai primissimi giorni, per cui abbiamo aumentato le persone che facevano analisi e fact-checking, eliminando tutte quelle affermazioni false o le teorie sulla cospirazione, bere la candeggina può curare dal coronavirus, oppure che la distanza non funzionava. Abbiamo anche fatto, soprattutto all'inizio, rimosso tutti quanti quei sistemi, quei prodotti che sostenevano che potevano curare la malattia. E non vi nego che abbiamo anche rimosso tutti quanti gli annunci commerciali manualmente con le persone che vendono maschere mediche, disinfettanti, mascherine di qualunque tipo negli annunci commerciali. Naturalmente oggi siamo anche noi un po' sottostaffati perché anche l'azienda ha dovuto pensare alla salute dei suoi dipendenti e quindi siamo tutti quanti, tutto il mondo lavora da casa in home working e quindi tutti quanti quei fact-checker che avevamo in ufficio e persone, non solo le redazioni esterne, adesso si trovano a lavorare da casa e non abbiamo sicuramente più quella reattività e quella potenza di fuoco. Abbiamo più di 300.000 persone su questo tipo di analisi per lavorare su questo tipo di verifiche. Abbiamo messo comunque insieme tutta una serie di strumenti con l'intelligenza artificiale proprio per verificare questo tipo di contenuti e qualora voi ne vediate, vi invito sempre a fare clic nell'angolo in alto e segnalare questo come contenuto non appropriato o contro gli standard della community. Stiamo cercando anche appunto all'esterno di noi, all'esterno di Facebook, il supporto per questo tipo di fact checkers, proprio perché vogliamo che diventi prioritaria non solo dare le giuste informazioni, ma anche togliere quelle che sono le cattive informazioni all'interno della nostra piattaforma. E per quanto riguarda, diciamo, il terzo passo, molto più addentro a quella che è la realtà italiana, dopo aver lavorato sull'educazione e lo smart learning, come vedete qui, andiamo sulla terza fase, che è quella proprio della comunicazione. E sulla comunicazione pura, anche in questo caso, abbiamo lavorato sia con il governo che con il Ministero della Salute per tutte quante le loro campagne di comunicazione e di sensibilizzazione. Lavorare significa supportarli, pensare con loro i messaggi, supportarli nel sviluppo creativo, aiutarli a fare una campagna gratuitamente raggiungendo 32 milioni di italiani connessi su Facebook, su Instagram e cercando di raccontarla nella maniera giusta, corretta, da un punto di vista sia di forma che di sostanza. Per quello, se volete, slide 10. Abbiamo lavorato sia in campagna mass market all'inizio, proprio i primissimi giorni di marzo, che andava proprio a raccontare, diciamo, le cosiddette golden rules, se vi ricordate, tutto quello che bisognava fare, lavarsi le mani, starnutire nell'avambraccio, mantenere la distanza, non toccarsi, campagna di comunicazione a tutta quanta la comunità nazionale. Abbiamo supportato anche il ministro dello sport con la loro campagna di Stanchi ma Uniti. Dopodiché, insieme al Ministero, abbiamo visto come alcune regioni cominciavano a chiudere ed altre no, e quindi purtroppo c'è ancora un grande spread di contagio, un grande aumento di contagio, e siamo andati quindi a capire quelli che erano i target più, diciamo, più toccati e quelli meno sensibili. Purtroppo tra i target meno sensibili c'erano i millennials, che si sentivano un po' meno
toccati e a rischio da questa malattia, cosa non vera, l'abbiamo visto proprio con i decessi anche degli ultimi giorni. E quindi lavorando proprio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e grazie a un grandissimo numero di influencer volontari, gratuitamente, pro bono, hanno fatto più di 50 influencer, abbiamo organizzato questa grande campagna di comunicazione Stay at Home, Resta a casa, e con questa campagna hashtag Io Resto a casa abbiamo cercato di raccontare perché bisogna essere stare a casa, perché questo qui è un virus infimo che anche se non ti contagia ti può rendere portatore sano di contagio. E da qui quindi queste nuove campagne sul Io Resto a casa, cosa faccio a casa? Potete in questo momento anche vedere la slide numero 12, se si può scorrere. Io resto a casa e cosa si può fare a casa? Campagna di Stanti Momani, campagna con le Golden Rules che promuove il Ministero della Salute e infine la campagna questa sugli influencer. In questo momento abbiamo Alberto Angela, ma abbiamo avuto per tutti i target, Benedetta Rossi, abbiamo avuto Gianni Morandi, abbiamo avuto Rovazzi, veramente tantissimi, tantissimi che hanno promosso le informazioni del Ministero della Salute. Ultimo, ma è andato molto bene, quindi mi fa piacere raccontarvi, abbiamo anche creato questo nuovo badge, questo frame, lo potete trovare proprio all'interno di Palazzo Chigi, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'abbiamo messo quando appunto l'Italia non era ancora tutta in lockdown, ma alcune regioni erano già chiuse ed altre invece cominciavano a capire che si poteva fare di più. Abbiamo creato questo frame che può essere messo alla propria immagine e che era proprio l'hashtag Io resto a casa. Amo l'Italia, seguo le indicazioni del governo e quindi resto a casa per amore del mio paese, per amore di tutte quelle persone che sono in prima linea e so che in prima linea ci sono anche le persone della regione, le persone del comune con cui tutti i giorni cerchiamo di essere attivi e con cui cerchiamo di lavorare per rimuovere tutti quanti diciamo, quelle problematiche che toccano regione e comuni, dal problema tecnico alla spunta blu, all'unione con altre pagine. Vedo anche nelle domande che stanno arrivando. Sì, esattamente questo. Tutto quello che possiamo fare, tutto quello che avete visto è stato fatto naturalmente gratuitamente, è stato fatto con il supporto di Facebook anche da un punto di vista economico per tutta la parte di campagna pubblicitaria e quello che stiamo cercando di fare sempre di più è fare la nostra parte, stando a casa, ma lavorando come social e supportando tutte quelle regioni, soprattutto le più grandi, le più impattate da questa emergenza, e tutti quei comuni, soprattutto le città più impattate da questa emergenza, per poter fare di più e poter far arrivare questo social, Facebook, Instagram, ma soprattutto WhatsApp, che stiamo vedendo essere quello più utilizzato, più scambiato, per tutti quanti i tipi di supporto dall'emergenza allo smart learning, allo smart working, ma anche all'essere in contatto e rimanere in contatto con le persone per cercare di farle lavorare appunto su questi tre grandi per noi basi, che sono la giusta informazione a tutti, far parlare le persone autorevoli, quindi soltanto gli organi, e cercare di abbassare quelle che può essere la misinformazione e le fake news. Vorrei ringraziarvi tutti e anche i miei figli, anch'io con i miei figli abbiamo fatto il nostro manifesto e l'abbiamo appeso alla nostra finestra, andrà tutto bene. Siamo convinti che soltanto uniti ce la faremo e ognuno facendo la propria parte. Sono qui per tutte le domande che vorrete fare anche alla fine dell'intervento degli altri due relatori. Grazie. Credo di ripassare la parola a Francesco per l'introduzione del relatore successivo. Grazie. Sì, vabbè, velocissimo. Passo la parola a Francesco Alleva, che è portavoce del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ovviamente anche della città. E di nuovo, l'ho detto prima, lo ringrazio tantissimo per il lavoro che stanno facendo. Grazie. Grazie a te Francesco.
Volevo salutarvi tutti in primis e ringraziare coloro che mi hanno preceduto. Cercherò di essere il più rapido possibile. Come potete notare, questa non è casa mia, ma perché io lo smart working l'ho dovuto per forza di cose saltare. Siamo rimasti in pochi in questo momento qui in comune con noi. Siamo veramente pochi, c'è tantissimo smart working, ma abbiamo anche tantissime persone che in questi ultimo mese si sono ammalate e sono state ovviamente a casa colpite dal virus e quindi per forza di cose in questo momento a Palazzo Frizzoni, che è la nostra sede, ci siamo io, il sindaco e un'altra nostra collega, quindi siamo soltanto in tre e abbiamo dovuto quindi lavorare con grandissimi ritmi ma anche con grande motivazione, visto quella che è la situazione che si è delineata da noi. Noi siamo stati di fatto l'epicentro primo di quella parte occidentale di mondo che sta sperimentando il coronavirus e con l'iniziale difficoltà, tra l'altro, nel riuscire a riconoscere quelle che sono state le caratteristiche di questo virus. Solo recentemente, negli ultimi giorni, si sta parlando del fatto che il virus nella nostra provincia, nel territorio vicino a Bergamo, limitrofo a Bergamo, è emerso il fatto che questo virus fosse già qui da gennaio. La difficoltà quindi è stata anche comunicativamente quella di riuscire all'inizio a far passare quelli che sono i concetti. Io ringrazio Facebook che è stato fondamentale in questa fase, soprattutto per il supporto a quelle che sono state le campagne di comunicazione ufficiali che inizialmente come Comune di Bergamo abbiamo deciso di ovviamente far girare, ovvero quelle che erano le indicazioni che ci arrivavano dal Ministero della Salute, dal Governo, dall'Istituto Superiore della Sanità e poi sotto da Regione Lombardia e dalle ATS, che sono state estremamente utili, soprattutto nella prima fase nella quale non avevamo ancora ben capito cosa stesse succedendo. Pensavamo ancora che si potesse mantenere in qualche modo un equilibrio tra quello che era la nostra vita di tutti i giorni, così ci dicevano anche alcuni virologi nel periodo di febbraio, e quella che era invece la virulenza del virus, che qui poi è esploso nella maniera più completa intorno alla fine di febbraio. E una delle grandi difficoltà è stata quella di cercare di capire, di far capire alla cittadinanza quale era appunto la situazione, perché ovviamente nessuno, se non la prova sulla propria pelle, riesce a immaginare quella che è una situazione, quanto diventa seria negli ospedali, che ovviamente rappresentano una parte chiusa, quindi riuscire a trasferire quella che era l'emergenza degli ospedali è stata la prima cosa quando ne abbiamo avuta la cognizione. Questo significa intorno alla fine del mese di febbraio. Intorno alla fine del mese di febbraio abbiamo iniziato, io mi avvalgo anche di alcune immagini che ho chiesto ai nostri amici di IFEL di mostrarvi in questo momento, in maniera tale da potervi dare in qualche modo un'idea un po' più complessiva di quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto semplicemente sui social. Non parliamo di tutto il resto, che è stato tantissimo, perché ovviamente ha coinvolto anche tantissimi altri livelli. Le strategie di comunicazione sono andate su molti, molti livelli diversi. Però per tornare a quello che stavamo dicendo adesso, noi abbiamo iniziato con dei video. Abbiamo iniziato con dei video da parte del sindaco, che ovviamente rappresenta la voce forse più autorevole nell'ambito di una comunità, una città piccola, 120.000 abitanti, media come può essere quella di Bergamo. La voce del sindaco quindi inizialmente è stata fatta coincidere con le indicazioni che arrivavano e le disposizioni che arrivavano dalla Regione Lombardia e dal governo rispetto a quelle che erano le cose che si potevano o non si potevano fare. Quindi abbiamo interpretato le disposizioni che arrivavano dall'alto ed erano ogni giorno c'erano cose nuove con la voce del sindaco, che quindi sui social network del Comune di Bergamo, ma anche la pagina del sindaco, che si sono andati a sovrapporre e fondere in questo periodo, hanno spiegato ai cittadini e alle imprese, alle attività, ai negozi, quello che si poteva tenere aperto, quello che doveva chiudere, e progressivamente hanno segnato quella che era la fase di difficoltà del nostro territorio, che è quello che state vedendo in questo momento. Vedete ad esempio il messaggio ai cittadini di Bergamo, aiutatemi a diffonderlo il più possibile, è stato il momento esatto in cui
gli ospedali ci hanno trasferito la difficoltà oggettiva di cui erano oggetto di fatto. Quindi nel momento in cui si stavano saturando sempre di più e il virus stava colpendo sempre più la popolazione, è stato fatto questo video nel quale il sindaco ha lanciato l'allarme. È stato un video molto visto perché, come potete notare, ha avuto 415.000 visualizzazioni e da lì lo chiamiamo, è diventata una sorta di spartiacque tra quello che era prima, cioè nella quale cercavamo ancora di tenere in piedi le attività commerciali, e quello che è arrivato dopo. Io adesso chiedo di passare alla seconda di queste immagini, perché la seconda fase è diventata quello di rinvio, rinvio di tutto. I social network sono stati probabilmente veicolo principale dell'informazione ai cittadini. Noi stiamo parlando di ambito locale. I social network sono serviti soprattutto per comunicare con la nostra cittadinanza. Quando Francesco Di Costanzo prima parlava del fatto che in tempo di pace si costruiscono queste attività e strategie, ha assolutamente ragione, nel senso che nei 5-6 anni precedenti la pagina Facebook del comune aveva raggiunto, e anche quella Instagram, Twitter, tutto quello che è possibile usare per i social network, l'abbiamo fatto, l'abbiamo scelto, e abbiamo cercato di diversificare ovviamente i linguaggi in base a quelli che erano gli strumenti, ma abbiamo cercato in tutti i modi di moltiplicare la nostra presenza per arrivare a più cittadini possibile e anche per spiegare al meglio determinate cose. E quindi abbiamo costruito una presenza significativa che si rifaceva prima dell'emergenza virus, era circa 26.000 contatti sulla pagina Facebook e circa 16-17.000 sulla pagina Instagram. Questo ci consentiva, grazie al cielo, di raggiungere molti cittadini in maniera totalmente immediata, e nella prima fase, quella che ha sancito la chiusura progressiva, i rinvii della maggior parte delle manifestazioni sono passati attraverso i social network. Quindi abbiamo informato i cittadini su cosa non si poteva più fare, su cosa non si poteva più vedere, cosa chiudeva e cosa stava qual era stato, a cosa si poteva ancora partecipare. A questa fase abbiamo però cercato anche di mantenere in ordine anche a quello che siamo noi, nel senso che la pagina del comune di Bergamo noi l'abbiamo sempre intesa anche come lo specchio di una comunità che è molto composta, ma che anche nelle tragedie, diciamo, si stringe un po' nelle spalle, stringe i denti, ma è molto molto tosta. Sono persone, credo che voi che abbiate conosciuto i bergamaschi sappiate perfettamente di cosa sto parlando. Quindi abbiamo cercato di mantenere anche un'onda di normalità, in maniera tale che le persone a casa si sentissero comunque rassicurate, che si sentissero comunque in grado di poter di sapere che c'era comunque qualcosa che continuava, che alla città comunque c'era una risposta. E quindi, se vedete le prossime due immagini, abbiamo mantenuto il buongiorno del mattino. Abbiamo mantenuto il buongiorno del mattino, che è questo, come potete notare, che è uno dei tanti, mantenendo una comunicazione tra l'altro positiva, e mantenendo una comunicazione di tipo positivo, nel senso che mostriamo alcuni dei luoghi simbolo della nostra città e anche alcuni dei luoghi che in questo momento sono deserti. La nostra città è deserta, è stata una di quelle che probabilmente, visto che è stata la più colpita, ha capito maggiormente la necessità di stare a casa. Quindi noi non abbiamo dovuto fare campagne per dire alle persone di stare a casa, perché dopo quello che è stato il messaggio del sindaco, la questione è stata compresa a tutti i livelli. È bastato poco perché le persone stessero a casa, quindi noi abbiamo scelto di non fare campagne "io resto a casa", perché soltanto in pochissimi casi è stato necessario intervenire con la polizia locale per disperdere assembramenti, che di solito erano di persone più giovani, che quindi di tendenzialmente si sentono più al sicuro rispetto al virus. Anche la prossima immagine è rappresentativa di questo, ovvero la città vuota, come i nostri cittadini attualmente non la possono vedere. Quindi quello che stiamo dando ai cittadini è anche un modo di poter vedere la città in questo momento, che è culminato poi in un video che non possiamo mostrare qui, ma se volete lo potete trovare tranquillamente sul canale YouTube del comune,
e quindi poteva darvi una mano, che dava doveva dare la sensazione, la cittadinanza di quella che è la città che loro non possono vedere se non coloro che escono a fare la spesa, ma anche noi sappiamo che coloro che escono a fare la spesa possono scendere soltanto nel loro quartiere, quindi vedere quelli che sono i luoghi simbolo della città, che di solito sono i luoghi del passeggio, dello struscio, per dirla in un modo diverso, e sono totalmente deserti. E la comunicazione quindi ha tenuto conto sia della fase di informazione, e adesso tra poco vedremo in che modo, sia della fase di mantenimento di una normalità col buongiorno del mattino e il meteo che noi mutuiamo dall'insegnamento di Christian Tosolin, che parlerà dopo di me, quindi dal comune di Trieste. E poi siamo andati anche a creare una comunicazione positiva in maniera tale da rassicurare le persone che fossero a casa. La prossima immagine è un esempio, per esempio una delle scelte su Twitter è stato quello di ritwittare tutte le manifestazioni di vicinanza che ci pervenivano da varie parti del mondo. Anche questa di Liam Gallagher che vedete ci è sembrata particolarmente significativa proprio per la voce stessa che era quella del cantante degli Oasis, e abbiamo pensato di ritwittarlo proprio per dare un senso anche ai nostri concittadini, a coloro che ci seguono, del fatto che non erano da soli, che non sono a casa da soli a combattere le loro battaglie, ma che il comune di Bergamo c'è e che quindi stiamo cercando in tutti i modi di mantenere i servizi essenziali, ma gli siamo anche vicini e sono vicine anche le persone che sono non solo nella nostra città, ma anche da fuori dalla nostra città. Per esempio, la prossima slide rappresenta una delle tante iniziative che noi abbiamo messo in campo. Come vedete, è stata uno dei canali con cui l'abbiamo utilizzata è Instagram, ma è passata anche sugli altri canali, da Telegram, Facebook e a Twitter. Ed è un'iniziativa che si chiama Facciamo due chiacchiere, che è semplicissimo. Abbiamo tempo, ne abbiamo in questo periodo, siamo a casa. Prendiamo il telefono e chiamiamo una persona anziana che conosciamo. Non siamo noi, abbiamo anche istituito dopo la possibilità di telefonare a una persona anziana che non conosciamo, ok? Quindi diamo anche delle possibilità ai nostri volontari di parlare con delle persone che si trovano a casa, sono da sole. Però questa è stata l'intenzione, quella di costruire un senso di comunità anche passando attraverso i social network. Quindi Facciamo due chiacchiere è stato uno dei pezzi di tutta questa costruzione, che è andata anche di fronte, non solo, Facciamo due chiacchiere è forse la punta dell'iceberg. Abbiamo avuto anche iniziative diverse, come quella di istituirsi, di dare la propria disponibilità e diventare volontario. Noi in questo momento in città abbiamo 750 persone che lo hanno scoperto dai social network e poi dai giornali, che hanno dato la loro disponibilità a fare i volontari. Quindi portano la spesa alle persone a casa, alle persone anziane, alle persone che sono chiuse in casa, che non possono uscire, le persone fragili, le persone sole, portano i farmaci, danno una mano anche per quello che riguarda andare a portargli le ricette del medico. Insomma, abbiamo cercato in tutti i modi, istituendo un numero di telefono di cui abbiamo dato cognizione attraverso i social network, di far sì che nessuno si sentisse solo. Quindi una rete al telefono, chiamiamo le persone anziane, una rete invece di prossimità. Il quartiere si mobilita, abbiamo costituito 30 squadre di quartiere, cercando di tenere le peculiarità delle persone di quartiere, e l'abbiamo fatto in maniera tale da poter parlare di questa cosa sui social network. Dopo ve ne darò anche cognizione perché abbiamo anche cercato di dare una restituzione di quello che si stava facendo. Nella prossima immagine abbiamo invece dato possibilità e sfogo a tutte le nostre istituzioni culturali, e non solo culturali, di fare iniziative, a beneficio delle persone a casa, in maniera tale che si capisse che quelle che erano le istituzioni del Comune di Bergamo stavano lavorando e continuavano in qualche modo a dare il loro servizio anche se in maniera diversa. Questo, per esempio, è il direttore artistico della Fondazione Donizetti. Voi sapete che Gaetano Donizetti è nato a Bergamo, quindi per noi è una istituzione, uno dei massimi compositori al mondo, e il direttore artistico si è messo d'accordo con noi per fare l'opera a casa. Oggi, come vedete, mercoledì 1° aprile,
Francesco farà l'elisir d'amore di Gaetano Donizetti da casa sua, direttamente dalla sua pagina Facebook, e noi lo riprenderemo sui canali del Comune di Bergamo. La prossima, per esempio, sarò più rapido in questo caso, è invece la Radio Gamek. La Radio Gamek non è una vera e propria radio, ma sono delle dirette Instagram, e la cui prima, come potete notare, era con il direttore della Gamek e con Giorgio Gorri, quindi il sindaco, che ha raccontato la situazione alla cittadinanza, cercando sempre di mantenere i cittadini informati di quello che stava succedendo in città. E quindi si sono moltiplicate le iniziative di questo genere da parte delle istituzioni culturali che davano un servizio importante ai concittadini usando i social network e rimanendo tutti quanti rigorosamente a casa. Il prossimo, per esempio, è uno di quelle più carine e significative, sono le bibliotecarie delle nostre biblioteche, del sistema bibliotecario urbano, che leggono le favole per i bambini. Hanno costruito una pagina Facebook, si chiama Storie per chi le vuole, e le bibliotecarie si alternano nel raccontare ai bambini le favole. Quindi ci sono tanti modi diversi di portare avanti quella che è una comunicazione, di dare il senso del fatto che le persone non sono da sole nonostante questa emergenza. Io vorrei ricordarvi, perché probabilmente voi non lo sapete perché non siete nel nostro territorio, ma qui nella nostra città oggi sono usciti alcuni dei numeri, noi da molto tempo ne parliamo e uscirà e dopo ne parleremo più diffusamente. Non c'è nessuno che non abbia un amico, un parente, una persona che conosce, che non sia stata contagiata o colpita dal virus, e che non c'è nessuno che non conosce una persona che qui è morta per il virus. Quindi per noi è stato fondamentale costruire un senso di comunità e anche di far sì che, e la comunicazione ci ha aiutato tanto in questo, i social network ci hanno aiutato molto in questo, per far sì che delle persone sapessero che potevano essere informate, ma anche in qualche modo non erano sole, e che intanto la città stava continuando a correre e tenere in piedi tutti i servizi essenziali in modalità diverse, ma questo è stato uno dei tentativi che abbiamo cercato in qualche modo di portare avanti da un punto di vista comunicativo in queste settimane. Poi abbiamo la prossima immagine, che è invece un'altra, sempre da questo punto di vista, ve la faccio vedere molto velocemente. Ci sono stati cittadini che hanno detto: noi vogliamo parlare, vogliamo darvi un segno. Questa cittadina si chiama Kerstin Gandini, è di origine svedese ma abita a Bergamo da oramai tantissimi anni, ha dato il suo libro, una raccolta di poesie che parlano del lutto, e noi abbiamo pensato di metterlo quindi su questo, rendendolo quindi sfogliabile e fruibile a tutti. Lei ce lo ha regalato, e quindi abbiamo la possibilità, gli abbiamo dato ieri la possibilità ai nostri concittadini di leggere queste poesie sul lutto per elaborarlo anche meglio nel caso, perché molte persone fanno fatica anche a vivere il distacco. In questo, ovviamente, abbiamo dovuto ovviamente interpretare la necessità di avere informazioni certe sulle servizi che erano attivi. Quindi, per cui, la prossima immagine vi mostra uno degli strumenti che abbiamo costruito nelle ultime settimane. L'abbiamo fatto in doppia modalità. Abbiamo costruito un sito che si chiama bergamoaiuta.it, sul quale tutti i cittadini, è un prontuario su quale tutti i cittadini possono avere le informazioni essenziali per quello che riguarda la loro esistenza. Ovvero, state a casa, ai servizi ci pensiamo noi, e in questo modo sapete come potete ottenere la spesa a casa, i farmaci a casa, ma anche tutte le informazioni tipo il differimento del pagamento delle tasse delle comunali, il fatto che tutti i pass della sosta sono stati tutti rinviati, e tutti i numeri di telefono da chiamare se c'è bisogno di qualunque cosa. Quindi Bergamo Aiuta è stato costruito come sito, ma solo in seconda battuta. In prima battuta è stato realizzato un vademecum di 25 pagine, che era pensato per essere diffuso attraverso WhatsApp. Quindi attraverso WhatsApp, quello poi lo vedremo, in realtà non lo vediamo, ma attraverso WhatsApp c'era questo vademecum di 25 pagine, con i link ai negozi aperti, a tutti coloro che facevano servizi a domicilio, e in questo modo quindi le persone a casa avevano la possibilità, senza doversi scomodare, senza dover fare granché, di semplicemente passare alle persone che sapevano essere più bisognose quelle che erano le informazioni fondamentali. Con Bergamo Aiuta abbiamo risposto con uno strumento che ovviamente è più
veloce e anche più facile da aggiornare per noi, perché voi ben capite che se facciamo un vademecum di 25 pagine dobbiamo farne edizioni successive e questo lo rende uno strumento un po' più rigido. Con una situazione in divenire, il sito web rappresenta ovviamente una situazione ottima da questo punto di vista e da questo poi abbiamo costruito delle cartoline che abbiamo messo sui social, come quelle che in queste ore abbiamo messo sulle nostre pagine per parlare dei buoni spesa. La prossima comunicazione è andata anche a creare però una comunicazione di tipo positivo, come stavamo dicendo prima. Questo è uno dei ritorni dei nostri volontari, le nostre volontari che vanno nella casa delle persone, abbiamo raccontato alcune delle loro storie. Per far capire alle persone che esiste questo servizio, che questo servizio è bellissimo da tutti e due i punti di vista, farlo perché dà una grande restituzione, ed è esattamente quello che ci dicono tutti i nostri volontari, ma anche riceverlo perché significa non essere da soli. Quindi abbiamo raccontato alcune storie, poi la prossima ancora. Molti cittadini hanno chiesto di sapere che la città venisse pulita, in che modo venisse pulita, perché avevano molto tesi, avevano paura che il virus si propagasse attraverso le strade, rimanesse, vivesse sull'asfalto. Quindi abbiamo dato anche cognizione di quello che era il lavoro del personale di Aprica, che è la società per la quale, che lavora per noi, che fa questo lavoro sulle strade, e che in qualche modo dava rassicurazione ai cittadini che scrivevano dicendo: ma quando vengono a pulire? Non li ho visti. Il lavoro viene fatto di notte, quindi abbiamo chiesto al personale di fare delle immagini e di farcele avere. La prossima ancora, cerco di essere più breve possibile per non annoiarvi, è ancora questa immagine dei volontari, come vedete sono dei ragazzi in un quartiere diverso, quello di Boccaleone, che vanno a seguire. Qui avevamo appena organizzato le nostre squadre e quindi ci è parso giusto raccontarlo, l'abbiamo fatto anche ovviamente attraverso i media locali e non, però ovviamente qui stiamo parlando di social network e rimaniamo su quello. Fondamentale è stato anche parlare di fake news, ovvero tutte le notizie false o inesatte che si rincorrevano in questa fase. Siamo stati come Bergamo sotto la lente di ingrandimento di praticamente tutto il mondo e sui social network è facile che scappino cose, quindi abbiamo dovuto aumentare il monitoraggio di quelle che sono le pagine attraverso soprattutto Twitter, che è molto più facile da seguire attraverso gli hashtag e quindi è stato molto semplice, ma anche attraverso Instagram, e in qualche modo anche spiegare alle persone che condividevano materiale, in questo caso si vede un cinghiale con dei piccoli cinghiali che girano, che escono e sono su una strada e scrivono che erano attribuiti erroneamente ai colli di Bergamo. E quindi abbiamo in tutti questi casi risposto alle persone, ne vediamo anche quella successiva, risposto alle persone cercando di dire di non dare informazioni inesatte. Questo è molto più grave perché non si parla di cinghiali, di qualche cinghialino, ma si parla di cadaveri, di morti. E ovviamente noi parliamo dei nostri amici, quindi su questo avevamo una sensibilità particolarmente alta e non abbiamo fatto passare la maggior parte dei messaggi anche troppo allarmistici o macabri che arrivavano dalla rete. Ci sono state immagini totalmente avulse dal nostro contesto di bare, per esempio, infilate una accanto all'altra, che non sono mai state fatte in città. E questo è stato uno dei grandi sforzi che abbiamo fatto, è stato quello di cercare di far sì che si diffondessero il meno possibile. Nel prossimo caso invece abbiamo contrastato, avviato, e questo è il post, perché ne abbiamo parlato ovviamente, ci siamo avvalsi anche di quello che è la stampa nazionale ovviamente per darci una mano, ma il grafico che vedete è stato realizzato a Bergamo, lo abbiamo realizzato, noi abbiamo patrocinato e dato l'avvio a una survey sui dati, perché non ci tornavano i dati ufficiali, ma di questo credo che saprete già tutto quanto perché ne abbiamo parlato ad libitum, e visto che i dati non ci tornavano, abbiamo collaborato con un data journalist bergamasco e un'agenzia di comunicazione e di analisi di dati per dimostrare quanto i dati che vengono diffusi sono rappresentativi solo di una parte di quello che è la situazione attuale. I social network ci hanno dato una grandissima mano, ovviamente, a
cercare di rappresentare la nostra situazione, perché uno degli sforzi comunicativi maggiori che abbiamo fatto è stato far capire al resto del paese, ma anche al mondo intero, perché questo è stato fatto, anche al mondo intero, che cosa succede se non si contiene il virus, cosa può succedere se non si fanno azioni di contenimento forti e se le persone non stanno a casa. Quindi questo è una, poi credo che ce ne sia anche una seconda, quella la successiva, dove appunto quello che vedete è Isaiah Invernizzi, che è il data journalist con cui abbiamo lavorato, e come potete notare abbiamo realizzato, abbiamo sempre in maniera, questa è di addirittura di credo di qualche giorno fa, di pochi giorni fa, cercato in tutti i modi di sensibilizzare tutta la provincia a mettere open i propri dati. Noi lo stiamo facendo, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, i nostri dati sui decessi saranno a disposizione con un dataset sul portale degli open data del Comune di Bergamo, sul sito di Regione Lombardia Open Data, in maniera tale da metterlo a disposizione di tutti, ma il dato dell'anagrafe è l'unico dato possibile per capire, per avere dei dati veri, verificabili e stabilire quindi anche delle strategie di uscita, ma non solo di uscita, ma anche di contenimento di quella che è la situazione. Poi siamo andati oltre, abbiamo dato anche, questo per esempio è quello di cui vi parlavo prima, ma è un ragionamento diverso. Il motivo per cui vi parlo di questo è proprio per il fatto che, come potete notare, abbiamo ricevuto tantissime richieste e mail, ma non solo mail, anche messaggi in direct dalla cittadinanza. I messaggi in direct dalla cittadinanza ai quali abbiamo risposto a tutti. Perché ovviamente era fondamentale farlo, sia sulla pagina del sindaco, perché molti ovviamente vanno sulla pagina del sindaco, inteso come interlocutore più esposto, e ovviamente su quella del Comune di Bergamo, che attualmente ha circa 30.000 follower. Questo per esempio nasce da una precisa richiesta che arrivava nelle ore dalla cittadinanza, quindi abbiamo adeguato anche le nostre azioni, quindi abbiamo fatto non solo comunicazione verso l'esterno, ma anche interazione, quindi abbiamo preso quelle che erano le indicazioni che ci arrivavano da una parte e le abbiamo in qualche modo veicolate in maniera tale da rassicurare i cittadini stessi, per dirne uno. Poi nel prossimo vedrete un'altra di queste situazioni. Noi, ripeto, abbiamo perso più di 550 concittadini. Non è possibile farne funerali. Noi abbiamo lasciato comunque alle famiglie la possibilità di assistere alle tumulazioni, ma ben sapete che anche soltanto il conforto di un'istituzione può essere fondamentale. Per questo motivo, ieri ANCI ci ha chiesto, il presidente della provincia di Bergamo in accordo con noi ha deciso di fare questo minuto di silenzio alle ore 12 per le vittime, e con ANCI abbiamo condiviso la necessità di fare comunicazione in un certo modo, abbiamo mandato ad ANCI le immagini e questa è una delle immagini che abbiamo dato per dare un segnale alla nostra cittadinanza, quindi un doppio canale di comunicazione con i concittadini, di anche dare un segno di vicinanza ulteriore. Chiudo, ne ho le ultime due. La prossima, per esempio, è anche un modo di fronte alla grande richiesta di mascherine, per esempio. Quindi questo è stato uno dei temi sui quali abbiamo. Ah, un grande ringraziamento a tutte le città che ieri hanno tenuto un minuto di silenzio. Abbiamo veramente apprezzato tutti e credo che anche i nostri concittadini abbiano veramente apprezzato. Dicevo, questo è uno degli altri modi di fare comunicazione di tipo positivo, far vedere che finalmente arrivano le mascherine in città. Queste le abbiamo date ai medici, che ovviamente da noi erano la priorità massima, medici e volontari, ma siamo convinti nelle prossime settimane di riuscire a poterlo fare anche per tutta la nostra popolazione. E infine chiudo facendovi vedere uno di quegli esempi di cui parlavamo prima, ovvero che i cittadini ci dicono, questo è in maniera molto semplice, ci dicono intervenite e noi facciamo di tutto per poter intervenire. È stato solo un breve spaccato di quello che abbiamo cercato di fare nelle ultime settimane sui social network. Potremmo parlarne veramente per tantissimo tempo, anche perché è il lavoro di un mese, ma mai come in quest'ultimo mese abbiamo lavorato tanto. Vi dico tra l'altro che noi qui siamo molto sotto personale, perché ovviamente oltre
siamo veramente, lo staff della comunicazione è praticamente ridotto a pochissimo, ci sono solo io, perché le altre persone, c'era una persona che lavora con me, che però è a casa da oltre un mese proprio per via della malattia, e quindi io la ringrazio e anche, approfitto anche di questo momento per ringraziarla e farle tutti i miei migliori auguri, sta molto meglio. Ho avuto il supporto di tante realtà che si sono offerte in maniera disinteressata per dare una mano. E quindi c'è stato chi ha aiutato sul sito Bergamo Aiuta, io ho fornito tutti i contenuti, ma la realizzazione grafica è stata di un'agenzia che si chiama Intuig, che ringrazio, che si è messa a disposizione per darci una mano. E non solo loro, ma per molte cose abbiamo avuto grandissimo supporto e abbiamo cercato di tenere ovviamente un linguaggio che fosse il più neutro, semplice possibile. E credo che il lavoro che abbiamo fatto sia stato, si possa fare meglio, sempre. Però crediamo di aver dato un segnale alla cittadinanza. In questi giorni stiamo lavorando sui buoni spesa. E devo dirvi che i social network sono veramente, perché abbiamo istituito da ieri due numeri di telefono, abbiamo comunicato lunedì sui social che saremo partiti con questi numeri di telefono martedì, quindi ieri mattina. Abbiamo avuto 600 chiamate solo nella mattinata di ieri e le due linee si sono intasate, quindi adesso siamo passati a una terza linea. Stiamo lavorando per un form da mettere sul web e anche un indirizzo mail, ma ovviamente è necessario il contatto telefonico per almeno stabilire se le persone hanno il diritto ad avere il buono spesa. Ma questa è anche la forza di uno strumento social come può essere Facebook o Instagram, nel senso che la risposta di 600 persone bisognose in un'unica mattinata fa sì che questo faccia capire qual è la dimensione e dello sforzo che i social network ci stanno dando una grande mano su questa parte. Vedo che ci sono delle domande, magari dopo se qualcuno deciderà di. Io adesso lascio la parola a Christian Tosolin, nel caso fosse necessario sarò a disposizione, per quanto riesco, ovviamente perché il tempo qui è sempre pochissimo. Ringrazio tutti voi e vi lascio la parola a Christian. Buona giornata. Grazie Francesco, e soprattutto complimenti per lo splendido lavoro che state facendo, veramente commovente. Bravissimi. Io oggi, spero mi sentiate bene, ho una connessione che è un po' altalenante questa mattina, non so, non conosco il motivo, ma insomma spero che si senta e si veda in maniera discreta. Sono stato qui coinvolto in questo incontro per parlarvi di smart working. Bene, il Comune di Trieste ha attivato lo smart working per ben oltre 800 dipendenti ed è un numero importante, 800 dipendenti messi in condizioni di poter lavorare tranquillamente dal proprio domicilio. In questo caso potremmo parlare di home working se vogliamo puntualizzare. Fatto sta che questa cosa non è avvenuta di colpo. L'amministrazione del Comune di Trieste stava già ragionando su come attivare la possibilità per alcuni dipendenti di utilizzare lo smart working. Avevamo iniziato anche a seguire tutta una serie di webinar, di corsi messi a disposizione, per esempio da Forum PA. Il passaggio veramente incredibile che c'è stato quello di riuscire a finalizzare tutto quello che avevamo messo in cantiere in quel momento, finalizzarlo in praticamente 2 giorni, grazie, e qui li cito, è una citazione doverosa, i due dirigenti, il direttore del personale, la Manuela Sartore del Comune di Trieste, il direttore dell'innovazione, l'ingegner Mi Lorenzo scusi, Mandrei. dottor Tosolin, la Prego. interrompo solo un attimo per aumentare il volume del microfono. Col Ok. menu a tendina a destra, se le regola volume microfono, lo può alzare un pochino. Mi sentiate meglio adesso? Perfetto, la ringrazio. Grazie a lei. E quindi ringrazio questi due dirigenti che veramente in un pomeriggio e mezzo si sono fatti carico di finalizzare quelli che erano tutta la documentazione necessaria per attivare
in maniera strutturata lo smart working per i dipendenti, costruendo poi tutta una serie di documenti che se avrete piacere vi può interessare andarli tranquillamente a copiare così come stanno, li potete trovare certamente sulla pagina piasocial.info, visto che poi avevo già fatto per piasocial un webinar proprio legato a questo tema. Magari poi Francesco Di Costanzo vi fornisce il link preciso. Il bello di mettere in funzione lo smart working in un comune medio grande come il comune di Trieste è stato quello di trovare veramente tantissimi colleghi, tantissime persone che non solo si sono resi disponibili, ma si sono resi veramente partecipi di questa iniziativa mettendoci una buona volontà e come dire, avendo veramente dei momenti di slancio, ecco. Quindi in una situazione di emergenza così tragica, riuscire veramente a fare squadra, a farsi parte di quella che è la grande famiglia, del proprio comune e dare il massimo, dare il 100% e anche di più alle volte, per fare in modo che il motore dell'amministrazione potesse proseguire e funziona perché stiamo continuando ad erogare i servizi, quelli di base sicuramente, ma anche gli altri stiamo cercando di erogare il numero maggiore di servizi per i cittadini anche lavorando da casa. Vi faccio una parte un po' più tecnica dicendovi quelli che sono gli strumenti che abbiamo messo in atto per attivare lo smart working. Allora, sicuramente una cosa banale, ma non è così, poi, così banale, è il trasferimento delle chiamate dai numeri di ufficio ai cellulari delle persone. Alcune persone sono dotate di smartphone di servizio, altre persone che non sono dotate di smartphone di servizio hanno scelto liberamente di mettere a disposizione il proprio numero e quindi diciamo negli orari di lavoro, il telefono d'ufficio fa la caduta di chiamata e la telefonata arriva sul cellulare del dipendente. Abbiamo attivato la VPN, che è la rete virtuale privata che si può mettere in funzione per fare in modo che il dipendente da casa possa accedere a quella che è la rete aziendale in tutta sicurezza, perché il fattore sicurezza in questo caso è molto importante, non utilizzando in alcuni casi computer che hanno diciamo, tutta la parte di sicurezza già monitorata dal comune, e utilizzando anche i propri strumenti personali, era necessario ovviamente utilizzare una rete criptata per poter transitare su quella che è la rete interna dell'amministrazione comunale. Oltre a questo, abbiamo in alcuni casi permesso la remotizzazione dei computer di alcuni dipendenti per poter dal computer di casa accedere sul computer e lavorare come se fossero sui PC dell'ufficio. E quindi non cambiava praticamente assolutamente nulla. Per fare questo in maniera più agevole abbiamo creato delle pillole di video tutorial proprio per dare la possibilità di seguire passo passo quelle che erano gli step proprio per installare gli strumenti per poter lavorare, a partire dalla VPN fino a strumenti banali come WhatsApp, che c'è stato fondamentale, c'è fondamentale. Apro qui una parentesi, fondamentale perché abbiamo creato dei gruppi a partire dal gruppo di unità di crisi dove fanno parte, a partire dal direttore generale, tutti i dirigenti del comune, in cui io riesco a prendere domande da parte del cittadino che ci arrivano quasi esclusivamente su Facebook, che in questo momento è il grosso bacino di informazione, ma anche di ricezione delle domande che pervengono da parte dei cittadini e riesco, diciamo, quelle a cui non so rispondere direttamente, a traghettarle in maniera in tempo reale sulla chat dell'unità di crisi e avere risposte direttamente dal dirigente
chiamato in causa. Quindi in tempo reale riusciamo a fornire risposte. E questo ovviamente poi grazie alla disponibilità di tutti i dirigenti che non si sono sicuramente tirati indietro in questo caso. Altra cosa, sì, all'interno di questi video tutorial ne abbiamo fatti alcuni, per esempio, sull'utilizzo di Skype o sull'utilizzo di WhatsApp per fare delle videochiamate come strumenti per costruire riunioni dalle più piccole. Voi sapete che con WhatsApp c'è la possibilità di fare videochiamate fino a 4 persone, aumentando il numero di persone siamo traghettati su Skype fino a raggiungere strumenti più professionali. Noi stiamo utilizzando in questo caso GoToMeeting, ma ce ne sono tanti, Zoom, WebEx, ne trovate veramente tanti anche sul sito Solidarietà Digitale del governo, strumenti che ti permettono, che ci permettono di vederci e portare avanti anche tutta una serie di attività da parte degli amministratori. Per esempio, questa mattina, mentre appena era iniziato questo webinar, stavamo mandando su YouTube lo streaming costruito attraverso GoToMeeting di due commissioni consigliari. Per cui i consiglieri comunali riescono a tranquillamente interagire e fare la loro commissione e soprattutto mantenendo la trasparenza e facendola vedere a tutti i cittadini attraverso YouTube. Sì, vi parlavo di strumenti, qui vengo più nello specifico agli strumenti che stiamo utilizzando sui social per fare la comunicazione. Vi accennato prima che il traguardo dell'attivazione dello smart working nel comune di Trieste è un qualcosa che era partito ben prima. Avevamo ragionato su quelli che potevano essere gli uffici smartizzabili da subito. Beh, chi fa la comunicazione sui social è sicuramente in questo caso candidato da subito a poter lavorare smart working, anche perché, diciamo la verità, io e i miei collaboratori l'abbiamo sempre fatto, anche in giornate di ferie. Mi ricordo tante risposte date sotto l'ombrellone in quelle poche giornate di ferie che riesco a concedermi durante l'anno, oppure nei momenti in cui si viaggia per andare a un convegno, a una conferenza, e quindi diciamo che il 90% ormai del lavoro che viene fatto da chi fa il comunicatore come me avviene attraverso lo smartphone. Quindi potenzialmente il lavoro di smart working può avvenire da qualsiasi parte. Mi è capitato di lavorare smart working tranquillamente anche durante la spesa al supermercato, fermando il carrello, rispondendo al cittadino e poi riprendendo a fare la spesa. Quindi, nel caso del Comune di Trieste c'è stato un allargamento anche a quei dipendenti che in qualche modo non facevano utilizzo quotidianamente del PC, portandosi le pratiche a casa, perché anche il cartaceo, che comunque rimane, purtroppo dico io, all'interno dell'amministrazione, c'è la possibilità anche di portarsi delle pratiche dall'ufficio a casa e poter svolgere il proprio lavoro da casa anche senza strumenti informatici. Per cui abbiamo cercato di allargare al massimo il ventaglio di possibilità, per i dipendenti. Un'altra cosa legata un po' più invece alla comunicazione social che mi preme, dire è che sicuramente Facebook e Telegram sono stati per il Comune di Trieste i canali dove maggiormente siamo riusciti a diffondere informazioni legate poi all'emergenza coronavirus, e con dei numeri incredibili di persone che hanno capito, ma li avevamo, insomma, passatemi termine, educati a far capire che le informazioni corrette erano proprio quelle fornite dall'amministrazione comunale. Quindi c'è un'abitudine nel leggere le informazioni del comune e dare per scontato che siano informazioni verificate e che abbiano la giusta e la corretta autorevolezza. Quindi
In pochi giorni abbiamo avuto una riccia organica di oltre 350.000 persone con un numero di migliaia di condivisioni di quelli che erano i comunicati che inserivamo. La parte più importante, secondo me, la parte più difficile del nostro lavoro in questi giorni è stata proprio quella di rispondere a tutte le domande che ci arrivavano, ed erano le domande più disparate, come potete immaginarvi. Vi dico solamente che in questo caso il comunicatore deve cercare anche di sapersi un attimo arrangiare, non può prendere ogni domanda e girarla al dirigente di riferimento, ma insomma deve cercare di trarre le informazioni il più possibile da quella che è la sua esperienza. Vi faccio un esempio banale e anche carino. Ci è arrivata la richiesta di un signore che ci scriveva dal Canada e che aveva un unico parente, una zia anziana a Trieste, che non riusciva da giorni a contattare. Ci ha fornito il numero, io la sera l'ho chiamato io la zia, ho parlato direttamente con questa signora e poi ho rassicurato il suo parente del Canada, dicendo che probabilmente il fatto che non riusciva a contattarla era un problema di linea telefonica. Ma insomma, facciamo un po' di tutto a 360 gradi, come è giusto che sia in una situazione del genere. E quindi vi dicevo, abbiamo mantenuto per la comunicazione strettamente istituzionale e strettamente legata all'emergenza Facebook, Twitter e Telegram, dove abbiamo un bacino di utenti anche piuttosto ampio, ma soprattutto Facebook è stato ed è tuttora lo strumento di maggior condivisione del cittadino. Ho letto prima nelle domande che qualcuno diceva: ah, utilizzate Facebook ma non avete pensato alle persone anziane. Beh, vi dico la verità, da noi tantissimi anziani usano Facebook e poi il fatto di condividere, il fatto che siano i cittadini a condividere le informazioni, serve anche ovviamente a condividere tra le famiglie che poi magari se sanno che c'è il nonno, l'anziano che non ha Facebook, gliele passano attraverso una telefonata, insomma. Quindi diciamo, io credo che siamo arrivati a coinvolgere una grande fetta di cittadinanza. Dopo un paio di settimane dall'emergenza ci siamo resi conto che però era il momento anche di riuscire a buttare fuori un qualcosa di un po' più leggero, che servisse alle persone anche a, non so, farsi partecipi, farsi parte della comunità. E io ho sempre parlato, per chi mi ha già sentito altre volte, della forza della community. Noi ci siamo sempre fatti forza della community dei triestini che hanno in qualche modo sempre sorretto quella che era la comunicazione del Comune di Trieste in tempi di pace, e figuriamoci in questi casi qui, per cui c'è sempre stata da parte dei cittadini un appoggio all'amministrazione. E a questo punto abbiamo pensato di fare una cosa simpatica, una challenge attraverso Instagram, utilizzando un hashtag che ci siamo inventati che si chiama Finestre su Trieste, se volete andarvelo a vedere. Chiedendo ai cittadini chi aveva piacere di condividere la propria visione della città dalla propria finestra, dal proprio balcone su Instagram, e poi noi l'avremmo condivisa sul canale ufficiale del Comune di Trieste. Beh, in pochi giorni siamo arrivati a oltre 500 post e altrettante storie condivise dai cittadini, con, ho guardato poco fa, oltre 750.000 impression. E quindi una grande soddisfazione e un grande spirito di cittadinanza, direi. Una cosa che ha funzionato e mi ha, devo dire la verità, anche commosso. Se vi andate a vedere un po' quelle che sono le immagini che hanno pubblicato i cittadini con i loro testi, insomma, c'è veramente voglia di speranza e voglia anche di coinvolgimento da parte dell'amministrazione in attività anche, diciamo, più leggere. Una cosa che mi sono dimenticato di sottolineare è che sulla parte di comunicazione social abbiamo cercato di fare squadra. Fare squadra con chi? Per esempio con la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono stati in qualche modo gli attori più
presenti e più partecipativi in un'emergenza di questo tipo, banalmente contattandoci attraverso WhatsApp o anche attraverso le telefonate e concordando quelle che erano le risposte alle domande più frequenti che ci venivano poste, sia sui canali social del Comune di Trieste, sia sui canali social della Protezione Civile, cercando di dare risposte uniformi, perché in questa situazione qui la cosa peggiore è proprio quella di fornire risposte difformi alle persone, creando poi tutta una serie di confusioni. E quindi c'è stata questa parte, siamo costantemente in collegamento e cerchiamo di fornire in effetti risposte il più uniformi possibili. Ovviamente mi metto a disposizione se volete fare delle domande e avrei terminato qui il mio intervento. Grazie. Grazie Christian. Allora, sono arrivate tantissime domande, quindi non so se Rosa Cialini ci sente e può rispondere perché ci sono molte domande per lei. Se no, intanto Christian Tosolin e Francesco Alleva ci sono. Io. Ci sono anch'io. Rosa, vai tu, inizia a rispondere direttamente alle domande perché non abbiamo tantissimo tempo, iniziando da quella di Damiano Cruccu, che è la prima. Sì, l'ho vista quella di Damiano Cruccu, però naturalmente è una sua richiesta personale per la sua pagina. L'ho segnata e mi spiega che ha avuto problemi nell'unire la nuova pagina creata con quella vecchia e che quindi è stata bloccata. Sicuramente se non aveva l'amministrazione di entrambe le pagine. Quindi Damiano, mi sono segnata l'informazione sia della pagina e il task aperto dal centro di assistenza e procedo io. Ok, vai avanti anche con le altre, così. Seconda che ci chiede sicuramente, allora, il miliardo che dicevamo, sicuramente sì, il miliardo di persone contattate è sicuramente a livello mondo, naturalmente, miliardo non poteva essere italiano, mentre per quanto riguarda la parte di spesa, io vi ho dato il dato mondiale di milioni investiti o vabbè, regalati dall'azienda, non vi do il dato italiano perché insomma, non lo reputiamo corretto, non è fare una darti visibilità su questa cosa. E nella pratica, ok, il supporto di Facebook alla didattica online, no, non abbiamo una piattaforma che è stata attivata in collaborazione con Google e Microsoft, siamo all'interno del MIUR nella sezione che offre le opportunità di smart learning e dopo di noi ci sono, cioè insieme a noi in quella pagina ci sono rappresentate anche le opportunità che danno sia Google che Microsoft in questo senso. Vedo che la successiva è già per Christian Tosolin. Ok, Christian, ci sei? Eccovi. Christian, ci sei? Ecco, Ci sono, sì. ti sento. Beh, inizia pure tu a rispondere direttamente da Loretta Bentivoglio, che è la tua prima domanda. Oh, aspetta, dimmi il numero perché mi sono perso un attimo, stavo leggendo Numero WhatsApp. 23, 23. comunque, ok. Ok. Troppa roba attiva, no? Comunque le domande sono principalmente sullo smart working, quindi ovviamente come si fa a conciliare il lavoro del comunicatore tra, diciamo, anche attraverso dei nuovi strumenti o stando comunque fuori ufficio. Poi ci sono un po' di domande sulle chat, quindi WhatsApp e Telegram, e come valuti la preparazione a livello, diciamo, digitale delle pubbliche Ok, amministrazioni. allora parto con la prima che però non mi sembra una domanda, ma mi sembra un'affermazione e la risposta è complimenti, se l'avete già attivato siete un'amministrazione avanti. Hai toccato proprio un bel Comune di sì, di Macerata. Macerata. Come si fa a conciliare il lavoro di comunicatore con l'orario di lavoro e le ferie? Non si concilia. La risposta è non si concilia, nel senso che chi fa il comunicatore viene preso da quello che è l'entusiasmo e in qualche modo si sente, io lo dico ormai da anni, si sente un po'
di fare del volontariato, per cui nel momento in cui io stimbro il cartellino ed esco da quello che è ufficialmente il mio ruolo nel comune di Trieste, per forza di cose continuo a essere intercettato come il social media manager del comune di Trieste. E sicuramente se mi arriva una domanda nel pomeriggio, la sera, sono portato a rispondere, ma è una mia scelta, non è un'imposizione da parte del comune. L'amministrazione fa tutto quello che è necessario per rendermi questo lavoro più gradevole, direi, insomma, quello che può dare l'amministrazione del comune di Trieste la dà perché ha capito benissimo quanto è importante al giorno d'oggi dare risposte al cittadino. I social sono uffici aperti H24, per cui per l'amor del cielo dobbiamo dormire, dobbiamo fare ferie, è tutto corretto e lecito, però non possiamo sicuramente lasciar passare una settimana senza dare risposta al cittadino. Dunque, Telegram non è diffuso quanto WhatsApp. In effetti è vero, la scelta di utilizzare Telegram al Comune di Trieste è stata fatta in maniera consapevole, sapendo che non avremmo coinvolto un numero incredibile di persone, come abbiamo fatto per esempio con Facebook. Ma, e qui mi rivolgo poi anche alla collega di Facebook, fino a quando WhatsApp non aprirà la possibilità di creare delle liste broadcast senza un numero mi massimo di persone, Telegram lo permette in questo momento e quindi potenzialmente ci potrebbero essere anche 200.000 iscritti in maniera automatica al canale e io mando un messaggio univoco e arriva a 200.000 iscritti. Con WhatsApp, che io sappia per il momento, no, questa possibilità non c'è ancora, ci sono delle liste di massimo 200 persone, per cui utilizzando WhatsApp in un comune molto, molto grande avremmo dovuto mettere una persona a seguire solamente WhatsApp. Per quanto riguarda i comuni piccoli, invece, WhatsApp va estremamente bene, è sicuramente lo strumento utilizzato dalla maggior parte delle persone. Come valuto la preparazione e conoscenza informatica da parte dei dipendenti nell'ambito di questa particolare situazione di emergenza? Quali resistenze da parte dei dirigenti e dei dipendenti rispetto a questa nuova modalità di lavoro? Beh, vi dico la verità, evidentemente sono fortunato e lavoro in un comune dove non ci sono state particolari resistenze, anzi c'è stata la voglia anche delle persone meno avvezze alla tecnologia e all'utilizzo di smartphone e PC di imparare, a partire proprio dai dirigenti che hanno dato l'esempio ai loro collaboratori, ai loro dipendenti, di come non sapevano assolutamente cosa fosse la chat di WhatsApp e dopo un video tutorial, dopo un suggerimento dato insomma dagli informatici o da chi tra i colleghi era un attimo più sgamato su questi temi, è riuscito in maniera entusiasta poi a utilizzarli o a strautilizzarli, perché poi quando impari tutta una serie di l'utilizzo di tutta una serie di strumenti, poi ti viene la voglia di utilizzarli e probabilmente la speranza sarà quella di utilizzarli anche dopo questa emergenza, perché lo smart working in questo momento è attivo in maniera importante. L'importante sarà riuscire, nel momento in cui si rientrerà negli uffici, a mantenere una situazione di smart working magari non così ampia, ma dare la possibilità comunque ai dipendenti di poter continuare ad utilizzarlo. Mi pare che ci sia ancora qualcosa, come valuta la preparazione, abbiamo detto, ok, nel nostro piccolo comune di 7.000 abitanti il problema sono le persone che ancora escono principalmente anziani. Ok, non la leggo tutta perché è lunghissima, vi dico solo che noi abbiamo anche rischiato delle denunce perché siamo partiti da una comunicazione pacata dicendo ai cittadini restiamo a casa, dando anche degli esempi di quello che facevamo noi, fino a dover dare delle informazioni dicendo siete costretti a stare a casa se non avete motivo vero per recarvi fuori, al che abbiamo anche rischiato delle denunce, cioè
più di qualcuno che ci voleva denunciare per procurato allarme. Beh, ci sono purtroppo questi casi, ce ne siamo un po' fregati, vi dico la verità, perché in questo caso qui l'allarme c'è e come, ed è giusto che le persone lo riconoscano. Per cui, insomma, siamo andati avanti per la nostra strada e fortunatamente mi sembra che poi le persone si siano pian piano adeguate. Non so se ho ancora tempo per andare avanti, Francesco, dimmi tu. Ma siamo alle 13 e chiudiamo, quindi, no, anzi, abbiamo ancora 30 minuti, quindi possiamo andare avanti. Quindi hai qualche altra domanda, mi pare? Una era anche sui buoni pasto per lo smart working, non so se tu su questo hai informazioni da dare. Come aumentare gli utenti delle pagine istituzionali, oltre ovviamente ad utilizzare le sponsorizzazioni? Allora, per quanto riguarda i buoni pasto, in smart working non ci sono buoni pasto se sto in smart working, cioè se sono fuori dall'ambiente lavorativo, mi pare corretto che no, però è un mio parere personale, per l'amor del cielo, che non vengano fruiti. Se sto in ufficio e devo per forza recarmi dall'ufficio in quel poco tempo, allora sì, gli vengono forniti, ma in smart working credo che non ci siano. Aiutami tu, Francesco. Come aumentare gli utenti della pagina istituzionale? Ovviamente, diciamo, un'attività Certo. costante può sicuramente Certo. aiutare in questo, oltre alle sponsorizzazioni, su cui non so se Rosa Allora, ci io lo pensa e può dico dare sempre, non si qualche. arrabbi Facebook, ma noi da quando abbiamo iniziato le attività su Facebook, su Instagram, abbiamo speso 0 euro, abbiamo investito 0 euro, proprio perché abbiamo puntato sul concetto di comunità, di community, cercando il coinvolgimento da parte del cittadino. Questo coinvolgimento ti porta poi a non dover utilizzare il concetto di sponsorizzata, ma ti dà la possibilità di essere condiviso da una moltitudine di persone per far diventare la comunicazione che fai virale sul territorio senza bisogno poi di investirci dei soldi. Poi ci sono un paio di Scusate, domande. volevo aggiungere, perdonatemi su questo, non solo Facebook non si arrabbia, ma è completamente d'accordo. Cioè, soprattutto sulla comunicazione d'emergenza, la comunicazione sociale, quello che conta è la qualità. L'algoritmo in questo caso funziona senza necessità di nessun tipo di supporto economico, soprattutto quando c'è partecipazione, condivisione, possibilità di click, è un volano automatico, non serve nessun tipo di aggiunta economica. Anzi, noi proprio suggeriamo questo tipo di atteggiamento e di piano editoriale di supporto della comunicazione. Grazie Rosa, questa la possiamo fare a tutti. Rispondo io al volo, ho visto una domanda sulla legge 151, velocissimo, lì c'è un lavoro attivo con un tavolo istituzionale di cui fa parte anche ANCI presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione. Il lavoro va avanti nonostante l'emergenza e credo che a breve ci saranno novità. Noi comunque come PA Social ne stiamo parlando anche nei live di cui vi ho messo il link nella chat generale. Poi c'era una domanda per i vari relatori su come considerate l'utilizzo delle dirette social, in particolare delle dirette Facebook, per dare le comunicazioni importanti da parte del governo in questo periodo di emergenza. Vai tu, Christian, poi se. Sì, l'ho visto fare da parte del governo, lo sto vedendo fare da parte di sindaci, da parte di presidenti di regione. E la diretta Facebook è uno strumento, secondo me, fondamentale perché dà la possibilità di metterci la faccia. È un tema che ripercorro spesso quando mi vengono chiesti dei consigli. Ci devo mettere la faccia o no? Beh, in una situazione di emergenza, secondo me, il metterci la faccia è importante da parte di un amministratore. E quindi trovare un momento per far vedere che le istituzioni sono presenti e che rispondono e che ci sono,
attraverso Facebook, attraverso Instagram, è fondamentale. L'importante è farlo in maniera strutturata, nel senso, ad esempio, di scegliere la pagina corretta. Se il sindaco ha una sua pagina istituzionale come sindaco di Trieste, di Bergamo, farla sulla pagina del sindaco, oppure scegliere per esempio lo stesso giorno alla stessa ora, quindi dando un appuntamento fisso alle persone. La parte che destabilizza è quella, per esempio, del governo che sceglie di fare le dirette a un'ora, a un giorno piuttosto che a un altro, e quindi c'è un po' da rincorrere, poi c'è la possibilità tramite Facebook di avere un reminder di quando qualcuno va in diretta, per l'amor del cielo. Però magari scegliere un appuntamento fisso che diventa un appuntamento informativo di quella giornata, un appuntamento proprio per far aggregare la propria community di riferimento, i propri cittadini, attraverso uno strumento come Facebook. Secondo me, funziona molto bene. Cristian, Vai. lasciami aggiungere soltanto, d'accordo con te, anzi siamo i primi a dire di metterci la faccia, lo diciamo anche all'interno dei nostri seminari del percorso che stiamo facendo con Pia Social ed ANCI. Aggiungerei soltanto che non tutti possono seguirla, quindi è importante magari anche ripubblicare dopo il live, ma soprattutto è importante poi dare seguito in maniera strutturata, nel senso non si fa un annuncio che cade e rimane lì nel vuoto. Per cui poi all'interno della pagina andare a spiegare, a discernere effettivamente poi i follow up, le cose da fare, i next step di quanto annunciato. Perché è bello il proclama, ti unisce, ma dopo non si deve lasciare solo il cittadino nel dove cercare le informazioni e come dare seguito a quel tipo di comunicazione. Ok, allora Francesco Alleva, eccolo qua, infatti lo cercavo, intanto c'era una domanda, mi pare tu avessi già risposto nell'intervento, però velocemente puoi rispondere su quante persone lavorano nella comunicazione al Comune di Bergamo. In questa fase emergenziale di fatto ci sono io, quindi nel senso che il problema vero No, in generale, è in che in generale. generale da noi tendiamo a lavorare, siamo in tre, nel senso che c'è una persona che segue il sito web, che è una delle nostre ovviamente delle questioni fondamentali, e c'è una persona che dà una mano sul tema dell'ufficio stampa. Ok. Sì, e poi avevi aggiunto che insomma c'è stato un po' Sì, c'è di stata molta comunicazione anche da solidarietà in parte di questa esterni. fase, abbiamo avuto molta solidarietà, mettiamo così, si è creato appunto questa, c'è stata questa agenzia che ci ha dato una mano per i contenuti grafici e il sito Bergamo Aiuta, li ringrazio ancora, si chiamano Intuig di Bergamo e sono stati molto molto utili. Poi abbiamo realizzato un filmato e abbiamo avuto la possibilità anche lì di una grossa mano da parte di alcuni ragazzi del nostro territorio, quindi abbiamo lavorato con loro, abbiamo fatto un filmato che è stato più o meno pubblicato su tutte le testate web in Italia e ha fatto anche un po' di giro anche fuori dal nostro paese. Sono stati molto carini, li trovate nei credits, nel caso, quel filmato è su YouTube del nostro comune. Poi c'è una domanda interessante sulle strumentalizzazioni politiche, ovvero questa la Certo. posso fare a te, ma la potrei fare a tutti, insomma, perché purtroppo ne vediamo un po' ovunque. Quale linea adottare per contrastare dichiarazioni irresponsabili di amministratori locali che seguono reazioni di pancia, e appunto come riuscire a evitare la strumentalizzazione, soprattutto i possibili danni Quello che mi è stato insegnato, che ho imparato in questi anni, è che è fondamentale avere una policy sulla quale appoggiare su quale si appoggia la comunicazione dei social e quindi far sì che buona parte dei contenuti più strettamente politici non trovino riscontro sulla pagina. In primis non lo deve fare nemmeno il comune, quindi di lasciarsi andare a messaggi
che non sono prettamente istituzionali o che non riguardano l'attività istituzionale. Poi una policy molto strutturata dà una grandissima mano a individuare quali contenuti sono semplicemente, possono essere anche oscurati e far sì che ci sia una totale trasparenza nei confronti dei cittadini per quanto riguarda anche i commenti. Io qui ovviamente rimando anche a te, Francesco, che sei molto esperto su questo tema, ma credo che sia fondamentale. Uno dei temi fondamentali è quello di avere una policy molto strutturata che sia disponibile sul sito del comune, per esempio. Sì, poi ovviamente su questo è fondamentale anche, ne parlavi anche prima, la differenza tra la comunicazione politica e la comunicazione istituzionale, cioè avere profili degli amministratori separati da quelli ufficiali del comune e via dicendo. Poi abbiamo altre due domande e poi passo la parola a Danilo Moriero che voleva dire una cosa importante. Innanzitutto, sempre per te Francesco, come è stata accolta dai cittadini e come è stata organizzata? Facciamo due chiacchiere. Guarda, è la cosa più semplice, stavolta. Se E poi questa può essere anche. vuoi, su facciamo chiacchiere, è Vai, proprio vai. destrutturata, nel senso che è stato proprio, noi tutti noi conosciamo sicuramente delle persone anziane, in maniera molto semplice. Prendiamo il telefono e chiamiamole. È semplicemente un invito, una sensibilizzazione a dire. Non è necessario strutturarla perché poi diventa anche finta in certi casi, le reazioni possono essere, ma siamo sicuri che tutti noi conosciamo delle persone anziane che vivono da sole magari, ma anche che magari hanno dei parenti che non possono andarle a trovare, siamo amici dei loro figli o meno. Fare due chiamate, due telefonate semplicemente per chiedere come stanno fa sì che si trovino, si sentano meno soli e devo dirti che la restituzione anche di coloro che telefonano e non sono abituati a chiamare a casa questo tipo di persone, perché magari si conoscono ma non telefonano mai, è molto molto positiva. Quindi si crea tra l'altro questo senso di questo filo di comunità che è una delle cose di cui si parla tanto, che si sta sempre più sfilacciando la nostra società, eccetera, eccetera. Questo aiuta, ha dato una grande mano. Ho letto tra l'altro prima una domanda che diceva benissimo i social, ma ci sono tante persone anziane con cui non sono in grado di interagire perché c'è il famoso digital divide. E una delle cose, appunto, che abbiamo fatto è stato avvalerci di un servizio di Comunica Italia, lo dico candidamente perché lo potete trovare, tra l'altro ci sono molti di questi servizi anche sulla pagina della solidarietà digitale dell'Agid, che dà la possibilità di registrare un messaggio e di inviarlo ai numeri che sono ancora nell'elenco telefonico tradizionale. Tendenzialmente coincidono in larga parte con persone che hanno ancora un atteggiamento di mentalità di tipo tradizionale, un pensiero tradizionale, quindi del numero di telefono fisso col numero sull'elenco telefonico. Questo ha fatto sì che abbiamo registrato un messaggio, è stato il primo questa settimana, ma ne faremo nuovi, del sindaco che spiega a tutti i cittadini cosa devono fare per avere la casa, i farmaci, quindi dà istruzioni con numeri di telefono da chiamare. Ok, no, vedo che mi chiedevano un parere sulle strumentalizzazioni politiche. Rapidamente, io credo che voi tutti, perché vedo tantissime persone che stanno nei comuni con i profili istituzionali, abbiate un ruolo fondamentale, perché se noi aiutiamo e abituiamo i cittadini a trovare tutte le informazioni, il dialogo, l'interazione attraverso quei profili, sicuramente avranno un impatto maggiore, magari seguiranno meno anche alcuni interventi, diciamo, non perfetti da parte di alcuni amministratori che magari in certi casi, anche presi dalla pancia, come scrivevi tu nella domanda, magari vanno anche ad informare in modo un po' maldestro su alcune cose. Ovviamente poi molto sta anche alla sensibilità dell'amministratore stesso di sapere anche usare bene questi strumenti che hanno potenzialità straordinarie, ma che se usati in modo scorretto ovviamente possono creare dei boomerang. Danilo Moriero, ci sei? Danilo,
Non ti vedo e non ti sento. Ok, andiamo avanti allora con le domande. Appena si vediamo Danilo. Eccolo, eccolo, vai Danilo. Non ti sentiamo. Ci sei? Dottor Moriero dovrebbe abilitare il microfono in alto dove vede l'icona. Adesso? Sì, la sentiamo. Perfetto. Allora, brevissimamente una comunicazione che è di emergenza e di servizio allo stesso tempo. Mi rivolgo soprattutto ai colleghi che fanno comunicazione nei singoli comuni. Non è soltanto periodo di fake, purtroppo, ma l'emergenza è anche periodo di sciacallaggi e di truffe. Ci arriva notizia che in alcuni comuni stanno arrivando delle offerte commerciali travestite in qualche modo da iniziative dell'ANCI. Io prego tutti non solo di diffondere, diciamo, un warning da questo punto di vista, ma quando arrivano queste offerte che avrebbero e non ce l'hanno l'avallo di ANCI, di farcelo sapere. Perché si tratta di un fatto molto grave e penso che appunto la comunicazione di servizio e di emergenza in questo momento abbia anche questo compito, questa mission. Lo dico perché uno dei primi casi si è verificato questa mattina e ci stiamo mettendo del bello e del buono a smontare queste cose che non sono appunto fake, ma che sfociano nel codice penale o comunque nella scorrettezza commerciale. Ecco, ne teniamone tutti conto, lo dico ai colleghi comunicatori, perché credo che sia una parte importante del nostro lavoro. Ok, grazie Danilo. Nel frattempo Francesco Alleva è dovuto scappare per impegni, insomma, ce l'ha spiegato anche prima, insomma, situazione un po' Anch'io complessa. mi sono collegata a Quindi. Francesco per salutare. Perdona perché ho Ok. due bambini che devo far mangiare. E vi ringrazio Vai. davvero di cuore per tutto il lavoro a voi e a tutte le persone che si sono collegate. Grazie mille, Rose, a presto. Grazie, buona continuazione, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao Danilo, coglierei a questo punto l'occasione per rispondere all'ultima domanda che vedo di Carmela, se possiamo indicare qualche indicazione per fare formazione. Direi che ovviamente questo percorso che ora va online per l'emergenza continuerà nei prossimi mesi, sperando presto e ripartirà anche con presenza fisica, quindi questo è uno dei percorsi da poter seguire. Noi, ad esempio, come associazione Pia Social ne abbiamo molti altri, li trovate sul nostro sito piasocial.info, sui vari canali social e chat. Anche ANCI, oltre a quello che stiamo facendo insieme, sta facendo webinar e appuntamenti online per poter fare formazione non solo sulla comunicazione ma anche su altri elementi. Esistono ormai tantissimi appuntamenti di formazione in questo momento online ma poi anche in presenza fisica. Vi invito a seguirci perché insomma ne diamo comunicazione praticamente ogni giorno. Vedo Elisabetta, non so se vogliamo andare in chiusura. Sì, grazie. Ringrazio tutti gli utenti per aver partecipato, numerosissimi. Ringrazio soprattutto i relatori per il preziosissimo contributo in questo momento ed auguro a tutti una buona giornata. Grazie mille e a presto. Grazie a tutti.